Non solo problemi sul fronte siriano, Ankara ha difficoltà pure su quello interno con Fethullah Gülen, il clerico che il presidente Erdogan accusa di essere il cervello del fallito colpo di Stato in Turchia. Nel suo esilio autoimposto in Pennsylvania, dove vive dal 1999, il clerico continua a temere per la sua vita e si difende dalle accuse del governo turco. Non è stato un colpo di Stato, il palazzo del governo è stato danneggiato, ma non è stato un golpe. Se ci fosse stata un'indagine internazionale, queste accuse sarebbero cadute. Alcune persone qua attorno lo considerano un terrorista, altri no, ma è il governo turco che lo dipinge come un criminale. Ho incontrato qualche volta lui e i suoi seguaci, sono membri della nostra comunità, sono buoni amici, persone per bene. Gülen ha dovuto rafforzare la sicurezza attorno alla residenza per timore di attentati. Lui stesso dice che il governo turco lo vuole morto. Potrei essere ucciso da una bomba, dalla Turchia. Se ti chiami Gülen, la condanna è già scritta. Uno dei miei fratelli è latitante, un altro è agli arresti. Mi vorrebbero gettare in cella e ho bisogno di molte medicine ogni giorno, medicine che non mi darebbero. Potrei resistere forse una settimana, ma alla fine verrebbe trovato un cadavere nella cella. Queste cose accadono nel mio paese.